Ragazzi, sul serio, sti dialoghi non hanno senso. Non hanno il benché minimo senso. Qui che cacchio succede? C'ho la webcam che è un po' sopra il gioco. Vaffanculo, non mi riesce di mettere le cose ordinate geometricamente. Oh, aspetta un attimo. Sì, va bene, mi tengo soddisfatto. Ragazzi, sto gioco è un puttanaio, non si capisce nulla. Cosa, come cazzo ragionano questi personaggi? Cioè, sta dicendo, guarda, sì, che siccome sono un cyborg, no, broccolo, tu è per questo che non eri capace di leggere nella mia mente, ci potevi arrivare da solo. E lui, sì, no, è verissimo. Ma come cazzo ci arriviamo a quella conclusione? Ma perché stanno lì a chiacchiera? Perché quello non gli spara e basta? Quali sono le motivazioni dei personaggi? Come cazzo ragionano? Comunque, a Cadaverface è benvenuti in questa nuova parte di Purgatory, se vi interessa. No, ecco, e questo invece è una cosa di cui mi preoccupo. E palle, Carla sta male. Carla, il tuo braccio, dannazione. Devo fermare questo sanguinamento. E allora sei stronzo. Broccolo, basta, smettila. Ci arrendiamo, per favore. Non è questa tua resa un modo per prolungare la tua sopravvivenza? La vostra sopravvivenza? Molto bene. Avrò pietà per questa volta. Però dovete soddisfare una condizione affinché io accetti questa vostra richiesta di resa. Gigi, voglio che tu prenda Carla e caschi di sotto. Cascare di sotto. Non siamo ancora giunti in fondo. Corretto. D029 si trova proprio sotto di noi, circondato da una enorme pozza di sangue, lago di sangue, piscina di sangue. Adesso scendete e diventate nutrimento per la mia creatura. Quindi non importa quanto duramente ci battiamo, alla fine moriremo comunque, no? Tanto moriranno tutti quando finisce il countdown. E te allora? Non morirai anche te? Vabbè, lui è un cyborg, non penso che ne freghi nulla. Ever, ma di che stai parlando? Bisogna tutti calmi un po'. Come potrei dire... oddio, come la traduco? Aspetta. Come potrei comunicare il mio successo circa la mia missione a Lobelia, al quartier generale di Drobelia, se dovessi morire? È una giustificazione anche per questo. Ma che cazzo? Non mi fare più domande sciocche come questa. Ti prego, basta. Spara. E spara e basta. Ta. Non ne posso più di questi dialoghi. Siamo qua da mezz'ora. Non hanno senso. O perderò interesse in te. Perché sei interessato in me fin dall'inizio? Basta. Basta. Figlio di puttana. Se ti... per favore dunque, prendi Carla dall'altro lato di sta roba e saltate di sotto. E prima lo facciate, ho un'ultima cosa che vorrei dire a Carla. Carla, mi dispiace per questo, ma è per il tuo stesso bene. Ma vattene a cagare. Ma come fa a essere per il suo bene, dai? Bene, allora. Avrò pietà, vi darò 10 secondi. Per comply, soddisfare, aderire, accondiscendere, secondare. Cioè per saltare di sotto, immagino. Ci deve essere qualcosa che posso fare. 9, 8, 7. È davvero la fine? 6, 5, 4. La mia vita e la vita di Carla pure finiranno. 3, 2. Dannazione! Ah, lì sotto doveva saltare. Anche in un posto come questo, un demone perfetto come Carla può comunque essere fragile. Pensavo che sarei stato capace di ottenere più dati da lei in una vera battaglia, eppure non sono stato soddisfatto. Dovrò, fare un report di correzione e consegnarlo al quartier generale per quanto riguarda questo.
Ah sì, a tal proposito, ora va a ripigliare Sasso. Adesso devo occuparmi di quella che è scappata. C'è ancora tempo, posso ancora giocare. Se Sasso muore, so conto. Potevi far saltare in aria il braccio di Sasso, che cazzo. No, quello di Carla, porca troia. Che schifo. Ah, fa cacare, che schifo. Carla, resisti. Minchia. Carla. Mi dispiace tantissimo, non sono stato capace di fare nulla. No, sì, da, tra l'altro è vero, poco prima stava facendo tutto il figo. Ah, hai visto lì che sono stato coraggioso, eccetera. E ora, boom! È stata in aria braccio a Carla perché voleva proteggerlo. Non c'è stato niente che potessi fare per te, mi dispiace enormemente. Mi dispiace per tutto. Quindi immagino che saremo solo cibo per D029. Ormai è finita. Ehi Carla, potrebbe essere l'ultima volta che stiamo insieme, quindi c'è qualcosa che voglio dirti. Dai. Non voglio che tu muoia. Mi hai già salvato il mio nascondiglio. Mi hai già salvato molte volte, penso vada bene come traduzione. Quindi se tu potessi fare una piccola cosa per me, Carla, vorrei che fosse... Che tu ti mettessi in salvo. No, no. Carla. Carla, Sasso. Questo è di 029. È Sasso. Chi sei tu? Può parlare? Sì. Ci mangerai? Prima che tu lo faccia un favore da chiederti. Ma è Sasso! Perché non ti triggeri? È Sasso! Questa. Non mi di che non è lei, perché se no è un. Cioè. Che character design è questo? Scusa, mi hai fatto il broccolo nei capelli verdi. Carla c'ha i capelli blu. Sasso c'ha i capelli grigi. Chi cazzo ti viene in mente poi? C'era quello nei capelli viola. Cioè, ogni personaggio è identificato da un colore. Non gli puoi dare il colore di Sasso. Forse non ci vede bene, ma che cacchio ne so. Questa ragazza qua, Carla, per favore, ti prego, risparmia la sua vita. Non mi interessa quello che mi accadrà a me. Però ti prego, risparmiala. È tutto ciò che ti chiedo. Sto morendo di fame. E voi sembrate deliziosi, capisco. Io non so mai se è singolare o plurale. Allora mangiami come preferisci. Ma risparmi la vita di Carla, per favore. Vorrei che questa ragazza sopravvivesse e tornasse in superficie, se per te fosse possibile. Una volta che sarà al pian terreno, non l'attaccare. Potresti farlo per me? Voglio mangiarti. Sì, lo puoi fare. Ragazzi, anche con i demoni ci sono dialoghi nonsense. Ma non Carla! Allora, l'ha capito ormai, Dio buono, sì. Forse non può ragionare, grazie. Questa ragazza è molto importante per me. Adesso mi avvicino a te, così mi potrai mangiare come ti pare. Però dopo quello, per il bene di Carla, sì. Sì, cosa? Non sa comunicare, io non mi fiderei tanto. No! Infatti. Molto bellina questa scena, però vediamo come va a finire. No, no, no. Mi dispiace, ma... Carla, lo so, ma ti prego, capisci che io... Grazie per questa offerta, eh? Aspetta, fermo! Ferma! D029. Non siamo morti. Siamo finiti in un dungeon. Dove cacchio sono? Carla, starà bene? Ho la sensazione che siamo stati mangiati entrambi. Ma aspetta un secondo, non sono morto? Ehi, tu, hai mangiato sia me che Carla? Se l'hai fatto, lei sta bene? Calmati, lei sta bene. Ma si trova da un'altra parte. Che cosa intendi fare con lei? Oh, attenzione, il suo braccio destro le è stato strappato e sembra star soffrendo molto. Sembra stia soffrendo molto, pertanto la sto guarendo. Ma cosa vuoi dire con ciò? Puoi guarire le cose?
Sì, ho la capacità di guarire. Posseggo cellule staminali pluripotenti. Allora, se l'ho azzeccata sta traduzione, io voglio il C3 di inglese. Ok? Pluripotent stem cells. Cellule staminali pluripotenti. Fottiti, gioco. Sono più bravo io. Minchia, dalla terza liceo tipo ho dovuto riprendere la parola staminali. Prendo sì che queste mie cellule, che sono quelle che ancora non si sono sviluppate, tipo non hanno, esatto, il DNA preciso e quindi sono, cioè possono fare quello che ti pare, tipo. Sono cellule generali, una roba del genere. Ho sempre avuto voti bassissimi a scienze, quindi. Qualcosina forse mi ricordo. Comunque, sto cercando di fare un matching tra queste cellule e il suo DNA così da poterla guarire. Tornerà alla normalità in men che non si dica. E inoltre qua all'interno del mio corpo l'occhio di quell'uomo non può raggiungere questo posto, pertanto puoi stare tranquillo. Quell'uomo? Stai riferendo a Broccolo? Sì. È possibile che stiamo parlando dello stesso uomo. Lui non mi piace. Ci guarda sempre dalle sue camere di sorveglianza. Ma perché sei sasso? Che non lo sei a questo punto. Ti chiamerò Macigna. Perché è molto grossa ed è una lei, va bene? Quell'uomo prende immagine a raggi X di me. Prova a guardare dentro di me. Lo odio molto. Questo posto, quell'uomo non lo potrà mai vedere, non ti devi preoccupare. Oh, e un'altra cosa? Sì? Ci vorrei dare una mano? Non mi mangerai o qualcosa del genere? Ti ho già mangiato. Dopodiché, il resto. Del resto me ne occupo io. Allora è così che stanno le cose. Come stanno? Vuole digerirti? Non vuole digerirti? Beh, dovrei almeno dirti che ti sono grato per quello che hai fatto. Ma dov'è esattamente Carla? Posso vederla? Sì, ti capisco. Ti aprirò un percorso che ti condurrà da lei, pertanto seguilo. Ok. Quindi alla fine l'ho incontrato davvero Buddha all'inferno. No, ho incontrato la dea. Ma perché il cavolo nel mondo di 029 dovrebbe volerci aiutare? Meglio non abbassare la guardia. Da qua non si può uscire, giustamente. Ok, allora, boh, da qua. Ah, giusto, dobbiamo salvare. Ora vorrei sapere anche dove andava a finire Sasso. Giusto per curiosità. Qua niente. Qua si torna dove ero prima? No, è chiuso. C'è una porta di carne. Ok, aspetta un attimo. Perché c'era un altro passaggio indietro e io, sapete come sono fatto, voglio esplorare il più possibile. Anche perché finalmente non c'è un dialogo, ma sì, c'è modo di giocare, quindi. Ah, ma non è una porta! Ma vaffanculo, io pensavo fosse una porta. Sì, vabbè, gli fa schifo, non importa quanto lo guardi, può essere solamente un occhio. A me sembra un cerchio con un 4 pixel neri dentro, però. Punti di vista. Vai. È un ascensore. Questa stanza è figa. Questa è figa. C'è un robo. Secondo me è una di quelle gemme strane. Mysterious Stone. Quante ne ho? 7. Me ne mancano 3. Riuscirò a collezionarle tutte? Non lo so, forse dovrei passare in edicola per essere sicuro. Ragazzi, chi se li ricorda i Gogos che vi tiro fuori così dal nulla? Io avevo tutti e cinque i Gogos leggendari della prima serie, ce l'ho ancora qua in un mobiletto di camera mia. Mamma mia, ricordi. Ero l'unico ad aver trovato Mister Pugno mega colorato in tutta la mia classe, soddisfazione. E che schifo.
Cos'è, un intestino tipo tenue? È diversa rispetto a prima. Ora vedo che ha un paio di gambe. Sono un po' preoccupato circa il fatto che lei è per la maggior parte nuda, ma cercherò di ignorare questo fatto. È la tua forma reale? Sì, ciò è corretto. Forse non c'è nemmeno bisogno che te lo chieda, ma sei un umano demonificato? Demonizzato? Sì, mi puoi chiamare anche demone, D029 per essere preciso, ma macigna, secondo me ti suona meglio, ti sta meglio. Capisco, grazie per avermi aiutato. Devo sapere, dove sta Carla? Per favore aspetta ancora un po'. Ho bisogno di ancora un po' di tempo per rimettere a posto il braccio, ma aspetta un attimo, lei c'ha un braccio, no, due, no, c'ha un avambraccio, c'ha una gamba, ma c'è una persona lì dentro, che schifezza. Anche se è un demone, un tempo era un umano. Dovrei essere capace di capire i suoi pensieri e sentimenti. E sembra che stia dicendo la verità. Voglio confermare una cosa. C'è un motivo per cui ci stai aiutando? Vi ho osservato. Osservato? Vi ho osservato per tutto questo tempo e quell'uomo vi aveva messo all'angolo. E quando ha strappato il braccio di quella ragazza, io l'ho visto. Capisco. La ragazza dai capelli blu ti ha protetto senza esitazione. Mi aveva incuriosito come cosa. Mi stavo chiedendo, perché ha scelto di proteggerti? È una cosa a cui ho pensato a lungo. Voglio sentire però la risposta. Sentì, voglio sentire la risposta da parte tua. E anche dalla ragazza con i capelli blu. La chiamate Carla? È per questo che la sto aiutando. Perché vuoi delle risposte? Dimmi prima la tua. Essendo colui che è stato salvato da Carla, mi sento un po' sporco a dover dare una risposta a questa domanda. Capisco, che peccato, allora ti mangio. se lo vuoi sapere così tanto, se lo volevi sapere così tanto, perché non ce l'hai chiesto prima? Madonna, ma che problemi ti fai? Come cazzo fai a essere così razionale dentro al ventre di un mostro enorme che nemmeno me lo fa dire, perché spoiler. Se lo volevi sapere così tanto, perché non ci hai fatto questa domanda prima quando eravamo al fondo di quella piscina piena di sangue? Non avresti ottenuto la tua risposta prima? Non mi piace, cioè non mi sarebbe piaciuto. Quell'uomo ci stava guardando. Ah, Broccolo. Sì. Quello che voi chiamate Broccolo ci avrebbe guardato. Mi avrebbe guardato per tutto il tempo. È per questo che non deve conoscere le mie capacità intellettuali. Ok, perché ti considera solo un muro di carne, dici? Che cosa intendi dire? Broccolo lo ha deciso. Ha deciso che io ho una bassa intelligenza. Mi considera come un demone che ha capacità di comunicazione minime. Ed è per questo che mi sta portando sopra il terreno. Pensa che attaccherò il regno alla cieca. Quindi sai già tutto questo? Ma come? Io assorbo le cellule del cervello dei cadaveri, quelle che cascano da sopra. Sei sasso per davvero? Ti ha buttato addosso e l'hai mangiata? Che cazzo ne so. Questi corpi morti contengono informazioni, informazioni come ricordi, conoscenza, processi tecnici. Tutto ciò che è loro diventa mio. Vabbè, questo è molto fantascientifico. Ma qualunque sia la ragione, la maggior parte delle informazioni che ho assorbito da questi cadaveri contiene pensieri corrotti cioè, relativi a omicidi, stupri, sostanze illegali. Ora non mi verrà monetizzato il video, ma tanto non li monetizzo di già, quindi è a posto. Soldi, treachery, che sono minacce. Oddio, ho sbagliato PIN. Vediamo un attimo. Insieme. Tradimenti.
Ah, treachery, tradimento, slealtà. Non c'è fine. E tra questi cadaveri caduti, ho trovato anche un sacco di traditori, diciamo, dell'organizzazione che stanno all'interno di questa struttura. Ho imparato molto di quello che mi sta attorno grazie ai corpi che ho digerito. Quindi mangi i corpi per ottenere le conoscenze di questi. Sì, mi sembra abbastanza quello che farebbe un demone. Anche se... sì. Non ho digerito te o i tuoi amici o la tua amica. Vi ho lasciato entrambi vivere. Siete i miei primi ospiti. Davvero? Sì. È la prima volta che ho visto un essere umano vivo. Specialmente... uno a cui tengo tanto? La voce di un umano, il battito cardiaco di un umano, il suo comportamento, le sue percezioni, i movimenti, le emozioni, i pensieri e il sangue che fluisce attraverso i loro corpi. Comunque questa colonna sonora è carina. Ottengo tutte queste informazioni quando digerisco. C'è un grande quantitativo di informazioni che mi tengo conservate nella mia memoria. Tuttavia, in particolare con me stessa, non ho ricordi di questo tipo. Tu e Carla siete le prime persone con cui mi sono relazionata. Sarà questo il mio primo ricordo. Uno che mi sono fatta da sola. Io, macigna. Che cosa significa tutto questo? Si tratta sicuramente di un essere iperintelligente, ma è anche la versione bambinesca, infante di un demone in qualche modo. Stai pensando qualcosa riguardo me? Sì, in effetti sì. Mi intrighi. Ah, è così? Non penso che ci sia molto al mio riguardo di cui essere intrigati. Prima lascia che io discuta delle tue percezioni. Qui la cosa si fa deep. Le parti non... è difficile fare dura a mezz'ora ste cazzo di parti. Fammi discutere delle tue percezioni. Io comunque, cioè, scusatemi, sto un attimo riflettendo meta, ma mi sto veramente chiedendo quale sia lo scopo di questo gioco per l'autore o autrice. Cioè, ci vorrà comunicare qualcosa, perché non può aver fatto una storia così intricata, comunque con delle ambientazioni studiate, per carità. Gli sprite fatti bene, i dialoghi, eccetera. Cioè, qual è? Cosa cazzo mi vuole comunicare l'autore di questo gioco? Qual è il punto di questa storia? Perché un qualcosa ci deve essere. Allora, fammi discutere intanto le tue percezioni. Ti stai guardando non solo nei dintorni, ma osservi anche i movimenti più fini, e questo mi dice che tu sei una persona che osserva molto. Poi c'è il tuo pensiero. Quando stai pensando profondamente, i tuoi movimenti si fermano per esattamente un secondo. Questo mi dice che tu pensi in maniera veloce. E poi la tua idiosincrasia. Ma sarà idiosincratica tua madre? Che cacchio vuol dire? In medicina, manifestazione di ipersensibilità allergica nei confronti di varie sostanze che insorge al primo contatto con esse, oppure incompatibilità e ripugnanza esasperata. Quindi non penso sia allergia, ma sia proprio incompatibilità, perché sta sempre da solo? Quando stai ponderando qualcosa, esali, cioè espiri, anzi, un pochino più a lungo rispetto al solito. Ma come cazzo fai a capire tutte queste cose, scusami? Però lo fai in maniera talmente lieve che nessuno se ne accorge. Poi c'è la tua recezione. Quando parli con qualcuno, osservi le loro parole, movimenti, posizione e abitudini. E poi discuterò della tua precognizione. Ma che cazzo sta succedendo? La tua precognizione, pregiudizi? No, precognizione. L'avevo già cercata questa parola. Precognizione. Conoscenza anticipata di ciò che si realizzerà solo nel futuro. Rientra nell'ambito dei fenomeni studiati dalla parapsicologia.
È una sorta di preveggenza, dice qua. Presunta facoltà di avere conoscenza del futuro. Puoi anticipare quello che penserà una persona andando avanti e indietro con loro in una conversazione. E poi la tua comprensione. Metti insieme tutto quello che sai per imparare di più sulle persone che ti stanno intorno. E questo ti rende... Wow! È come se ci fossero due me stessi. Hai appena pensato... Wow, è come se ci fossero due me stessi, non è così? Sì, aspetta, voglio dire... Come fai a saperlo? Sono molto felice. Questa è una bella conversazione. Un bel ricordo mi sono fatta. Buon per te? Mentre stiamo facendo questa conversazione, posso farti un'altra domanda? Fammi salvare! Perché Carla rischierebbe la sua vita per te? Non c'è molto che ti possa dire al riguardo. Onestamente non so perché lo vorrebbe fare. Perché Carla ti ama, va bene? Sei stata la prima persona veramente gentile con lei, penso. E perché si è trovata anche tradita da Broccolo lì. E quindi ti ama, fine, stop. Non ci vedo altro motivo, non ti conosceva fino all'inizio del gioco. Poi vi siete incontrati. Punto. Hai parlato con lei tranquillamente, l'hai compresa senza costringere a parlare. Insomma, ti ama, punto, stop. Non è che, vabbè. Però te sì, sei quello solitario, eccetera, non lo capisci, vabbè. Tutto ciò che posso dire è che sicuramente non sarei qua se non fosse per Carla. Mi ha salvato la vita. Oh, io voglio i vostri commenti, voglio sapere cosa ne pensate di tutta sta roba. Se non ci state capendo un cazzo come me, oppure qualcosa sì. Se ci state capendo qualcosa, scrivetemelo nei commenti. Cioè, mi sembra che questo gioco voglia dare la sensazione di essere chissà cosa, ma non lo sia. Aiuto. Non c'è stata molta reazione da parte sua. Vabbè. Questa risposta non la sento completamente corretta. Immagino di dover chiedere a Carla direttamente. Ma una qualsiasi delle azioni di Carla corrisponde ai ricordi che hai dentro di te? C'è una correlazione, ma ho dei campioni troppo piccoli ed è difficile giudicare da questi. Sì, considerando specialmente che la gente che è caduta qua, sì, sono tutti criminali o comunque gente repugnata. Non sono sorpreso. Quindi lo sai che anche lei ti ama, cazzo, perché nessuno di quei criminali è stato mai amato o amato, e vaffanculo. Sì, sono d'accordo. Ed è per questo che voglio conoscere le emozioni di un essere umano normale, i suoi pensieri, il suo senso comune. Quando ci sono così tante informazioni per me da memorizzare, dal digerimento, comincio a non capire più qual è la linea tra ciò che è normale e ciò che non lo è. Un essere umano normale, dici? Se non altro ti posso insegnare delle regole molto semplici. Lo farai? Insegnamele. Basta! Prima di tutto non devi uccidere gente e non devi mangiare corpi morti. Quello che fanno le persone normali con corpi morti è di portarli a un cimitero per seppellirli. Davvero? Non dissolvete i corpi morti nel cianuro di potassio? Encase them in concrete. Racchiuderli nel cemento. Concrete e cemento. No, non l'avrei mai detto nemmeno in 100 vite. No, non li dissolviamo né nel cianuro di potassio né li rinchiudiamo nel cemento. O li bruciate per renderli cenere. Alcuni lo fanno. È questo ciò che fanno i criminali quando vogliono distruggere le evidenze e sbarazzarsi dei corpi. Suppongo che però l'ultima cosa che hai detto possa essere applicata anche alla crematura, ma è un po' diverso. Capisco. Inoltre è da un po' che stiamo parlando. Oh, te ne sei reso conto? Sta bene Carla ora? Ah sì, giusto. Si è recuperata, cioè ora sta benissimo. Davvero? Ecco, te la porto qua. Sì, per favore. Dai. Che è l'unica cosa che mi interessa. E ho! Fiu. Carla, mi senti? Ok. Grazie al cielo, stai bene. Guarda il tuo braccio, sta benissimo adesso. Come sta il tuo braccio? Non ti fa male? Ah, chi sono io? Sono Macigna. O almeno è così che mi chiamano. Sì, è corretto, sì.
Ero quella che ti stava guardando. Ho una domanda per te, Carla. Perché hai protetto questo ragazzo in quel momento? Vorrei sapere perché. E ora arrossisce. Non riesco a vedere l'espressione di Carla. Oh, capisco, quindi era per questo. Sì, ho capito. Lo terrò per me stessa. Di che stanno parlando queste due? Mi sta veramente infastidendo. Suppongo abbiate finito di parlare? Le chiederò di questa cosa più tardi. Sì, ho imparato un sacco di cose. Questa conversazione con Carla, che è durata 3 secondi rispetto alla nostra, è durata un'ora, è stata molto divertente. Abbiamo parlato così tanto in così poco tempo. Capisco. Vorrei solamente dire grazie. Sì, che ti sono grato per quello che hai fatto a Carla. E mi stavo anche chiedendo come dovremmo chiamarti. Vuoi dire il mio nome? Non ti piace, Macigna? Anzi no, D029. Non è così che ti chiama Broccolo? Sì, in effetti hai ragione. Bene, allora, decidete voi un nome per me. Io non sono tanto bravo nei nomi. Mi piace il suono del linguaggio teutonico, ma che cazzo stai dicendo? Dalle informazioni che ho assorbito, mi piacerebbe replicarlo se possibile. Perché non mi chiamate allora Dielezwaf? Macigna. Ma Dielezwaf non significa l'arma definitiva? Ok, macigna definitiva allora. Non chiamarti così è abbastanza spaventoso e intimidatorio. E inoltre è difficile per la gente da pronunciare. Davvero? Che c'è? Ah, anche quello è un bel nome. Che ha suggerito? Ha detto il mio nome potrebbe essere Angel. Angel è teutonico. No, ora sono curioso. Che però è teutonico? È una lingua davvero? Ma non intende tedesco? Perché sto cercando su Google, non lo so. Teutonic. Teutonico, cavalieri teutonici. Sì, vabbè, drago fotonico, occhi galattici. Che cazzo è il teutonico? Appartenente all'antica popolazione dei Teutoni. Ah, vedi, riferito alle popolazioni germaniche posteriori, specie nel linguaggio letterario e in denominazioni storiche. Quindi è una roba tedesca. Ordine Teutonico, antico ordine ospedaliero fondato da San Giovanni d'Acri da pellegrini tedeschi, indirizzato poi verso un'attività prevalentemente missionaria e militare. Sul modello dell'Ordine dei Templari dei Cavalieri di San Giovanni, da cui si distinse per il suo carattere nazionale tedesco. Cazzo, ma. Carla, ma che cazzo stai dicendo? Ma che è? Prossimo episodio!